certo che Nicola Porpora nacque a Napoli, ma non è possibile determinare con certezza quando. Forse nel 1685, come Bach, Handel e Domenico Scarlatti, oppure l'anno prima o quello dopo. C'è anche chi propende per il 1674. Conosciamo invece un dettaglio importante. Il padre faceva il libraio, cosa che poteva garantire ai 10 figli, se non un particolare benessere economico, almeno un accesso privilegiato alla cultura. Nicola Porpora fu ammesso al Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo sotto la guida di Gaetano Greco, importante figura della scuola napoletana e già a sua volta insegnante di pergolesi. In quelle classi il canto aveva una primaria importanza, poi naturalmente si imparava a solfeggiare, a realizzare i partimenti, cioè il moto delle parti. Non mancava quindi la pratica dello strumento, a fiato o a corda, fino al suono serale della campana. La più alta posizione gerarchica era occupata dai maestri, spesso formatisi nello stesso conservatorio. Poi c'erano gli assistenti e infine i mastricelli, che bella la lingua napoletana, i mastricelli che istruivano gli allievi principianti detti figliuoli. Studente modello, il nostro artista iniziò presto a salire di grado e fu perciò dispensato dal pagamento della retta. Nicola Porpora iniziò la sua carriera di operista in sordina, oscurato dal ritorno a Napoli di Alessandro Scarlatti, il quale vi rimase stabilmente per più di un decennio. Ubi maior minor cessat, verrebbe da dire, se non fosse che a Porpora il ruolo del minore andava decisamente stretto. Nel 1710 lo ritroviamo in trasferta a Roma, dove riscosse un buon successo con la sua Berenice e incassò i complimenti di uno spettatore d'eccezione, Georg Friedrich Händel. Con la morte del padre e del fratello maggiore, il nostro artista, che nel frattempo aveva probabilmente preso i voti minori, si ritrovò a sostenere la famiglia con il suo impiego da docente al Conservatorio di Sant'Onofrio e con gli introiti delle lezioni private. Apprezzato insegnante di canto, ebbe fra i suoi allievi Carlo Broschi, passato alla storia con il soprannome di Farinelli e che debuttò appena quindicenne in un'opera del maestro. Nell'estate 1722, stimolato dai crescenti successi teatrali e corroborato da una buona padronanza delle lingue straniere, Porpora si dimise dal conservatorio e cercò fortuna oltre Alpe, speculando sui buoni contatti in ambito imperiale. Purtroppo però l'esito del viaggio fu nel complesso deludente e si concluse con un rientro in Italia, meno di 2 anni più tardi. L'occasione fu una collaborazione con Pietro Metastasio per la Didone abbandonata e si aprivano a Porpora i palcoscenici di Roma, Milano, soprattutto di Venezia, dove egli trovò impiego al Pio Ospedale degli Incurabili. E intanto la sua produzione si confrontava con quella dei rivali del suo tempo allora attivi in Italia, fra cui spiccavano Leonardo Vinci e il sassone Johann Adolf Hasse. Nel 1733 il nostro artista lasciò nuovamente l'Italia, provando a cogliere quella che sembrava la cosiddetta grande occasione. Fu infatti invitato a Londra dai responsabili dell'Opera della Nobiltà, in seguito ai dissapori fra questi e il grande Handel. Porpora giocò una carta vincente, richiamando in Inghilterra il Farinelli, l'antico allievo, allora nel pieno delle sue virtù sceniche. Tuttavia il pubblico londinese non si innamorò mai del tutto dello stile del maestro italiano, il quale, pur conservando una indiscussa perizia nell'utilizzo della voce umana, non riusciva però a eguagliare quel costante senso di brio e di sorpresa che invece trasudava dagli spartiti di Handel. La successiva carriera dell'artista ebbe come centri gravitazionali Napoli e Venezia, fra commissioni teatrali e incarichi nei locali conservatori.
ma il suo spirito inquieto, assetato di stimoli, lo rendeva incline a cogliere le opportunità che gli si aprivano. Così lo ritroviamo a Dresda, a rivaleggiare ancora una volta con Asse e più volte a Vienna, dove fra l'altro fu insegnante di un giovane Franz Joseph Haydn, il quale più tardi ne avrebbe lasciato una gustosissima testimonianza. Non mancavano certo gli asino, i birbante o le gomitate nelle reni, ma non me la prendevo perché da Porpora appresi molto di canto, di composizione e di italiano. Vinto dal peso della vecchiaia e dal peggioramento della salute, il maestro fece ritorno nella città natale. Le poche notizie di quegli anni ci descrivono un uomo in miseria che faceva fatica a mettere insieme un pasto decente. Incerta è anche la data della morte, avvenuta poco dopo aver raggiunto gli 80 anni di età. Sappiamo però che i musicisti di Napoli si consorziarono per pagarne i funerali e per cantare alla cerimonia. È un gesto che conferma il prestigio di uno dei tanti compositori morti in povertà.